And I lost my mind, I feel 6 feet tall. They say I look small, my head does ache, and I feel weak. Maybe it's a virus. How much I shake, I'm a little earthquake. I'm bending at the knees, sir, catch me please. Don't wanna sleep, my heart's still beating. And maybe it's a virus. And it started when I first saw you. Your glassy eyes of chartreuse blue torn my heart, now it don't thump right. Hold this, whoa. La seduta di insediamento delle nuove forze di maggioranza e di opposizione a Girine si presenta subito scoppiettante, infiammata, non tanto nella prima parte che ha visto Santonasca presiedere il Consiglio in qualità di consigliere più anziano, meglio più votato, e che è stata dedicata prima al giuramento dei 15 nuovi consiglieri, 10 di maggioranza, 5 d'opposizione, 8 donne, lo ricordiamo, e 7 uomini, e poi al discorso del neosindaco Maria Greco, che ha illustrato i punti chiave del programma, progetti e buone intenzioni all'aula che si presentava gremita per l'occasione. I colpi di scena sono arrivati invece al momento dell'elezione del nuovo Presidente del Consiglio. Nella prima votazione, che prevede secondo il regolamento comunale che il Presidente debba essere eletto con maggioranza assoluta, a Dario Sposito vanno 7 voti, le altre 8 sono schede bianche. Vi sono dunque 3 consiglieri di maggioranza che si dissociano dalla scelta dei colleghi e dunque della nuova squadra Greco. Nella seconda votazione, che prevede invece la formula della maggioranza semplice, i franchi tiratori, così come si dice in gergo politico, sono 4 e a Sposito vanno 6 voti. C'è un attimo di caos, si chiede qualche minuto di sospensione. Per un momento si pensa che 6 voti contro 9 schede bianche non bastino, e invece poi, dopo qualche minuto, si torna tutti in aula ed ecco Nasca ufficializzare il nuovo presidente. Visto lo statuto comunale che recita in seconda votazione si viene eletto con la maggioranza semplice, proclamo eletto Presidente del Consiglio Comunale di Egina il signor Dario Sposito. E invito a sedere al tavolo della Presidenza. Non mi sarà difficile comprendere con quale emozione in questo momento prendo la parola. Vorrei ringraziare i consiglieri comunali che con il loro voto hanno voluto darmi la fiducia e quelli che per ovvie ragioni di parte non l'hanno potuto fare. Il ringraziamento più grande però devo rivolgere ai cittadini egiziani che hanno deciso di eleggermi consigliere comunale. Senza loro fondamentale contribuzione non avrei potuto sperimentare questa importante esperienza politica. Il mio impegno politico oggi assume un significato diverso, quello di Presidente del Consiglio. È un incarico di responsabilità che mi onora e mi gratifica, ma che soprattutto assumo con onestà intellettuale, scrupolosità, spirito di servizio e rispetto. Sposito ci ha risposto poi così, con diplomazia, alla domanda: pensava che alcuni colleghi della maggioranza non la votassero? Nella vita uno è normale che si aspetta di tutto, figuriamoci in politica soprattutto, uno si deve aspettare qualsiasi sorpresa. Queste invece le parole del sindaco Maria Greco, che ha subito evidentemente dovuto fare i conti con qualche dissenso all'interno della sua stessa maggioranza. Sindaco, subito fuochi d'artificio in questa prima seduta consigliere, adesso la vediamo sorridere, ma è stata sicuramente anche un po' arrabbiata. Ecco, c'è stato, come si suol dire, qualche franco tiratore per l'elezione del Presidente del Consiglio e poi qualche dubbio sul fatto della maggioranza più o meno semplice. Ecco, ci spieghi un po' cosa è successo, come stanno andando le cose. Assolutamente non c'è nessun dubbio, l'atto è assolutamente legittimo, lo statuto prevede 2 votazioni, di cui la seconda semplice. Abbiamo
il conforto di autorevoli amministrativisti oltre che di segretario comunale, quindi non c'era a mio avviso nessun problema, era l'unica cosa possibile, non si può determinare la paralisi di un consiglio comunale, prevista proprio la maggioranza semplice, proprio per anche chi riporta un voto in più, qui sarebbe bastato un solo voto per essere eletto presidente del consiglio. Ecco, quindi vuole fare sicuramente, immaginiamo, gli auguri al neo presidente del consiglio, che a questo punto è Dario Sposito. Sì, gli faccio auguri di un proficuo lavoro e di essere garante dell'intero consiglio comunale. Se l'aspettava che qualcuno non lo votasse? No, io avevo sentore solo di una persona, di un consigliere che era dissenziente, però insomma poi è chiaro che il presidente del consiglio viene eletto dai consiglieri, ognuno ha votato secondo le proprie inclinazioni. Ecco, c'era un'aula gremita, ha ricordato parte del programma, ha salutato la cittadinanza, ha auspicato buon lavoro assieme a tutta la macchina burocratica e amministrativa del comune. Certo, io penso che la collaborazione con la macchina amministrativa sarà determinante, perché l'attuazione del nostro programma politico passa attraverso la burocrazia comunale. L'opposizione ha invece chiesto l'annullamento dell'atto relativo all'elezione di Sposito, ritenendolo illegittimo per bocca di Marchese. La nostra lista civica e Ricostruiamo Agire oltre i partiti era un progetto di innovazione di governo della città, era la speranza di intendere la politica ed intendere l'amministrazione pubblica in modo diverso. Il partito del PD, siccome in modo arrogante vuole per forza prevaricare gli atti dell'amministrazione, questa sera ha inteso imporre questa volontà della maggioranza, ritenendo comunque noi che l'atto è un atto nullo. Nel corso della prima intensa seduta consiliare è stato eletto anche il vicepresidente del Consiglio, si tratta della giovane Francesca Capuano, nominati anche i capigruppo Santonasca per la maggioranza, Cristina Valenti per l'opposizione.